Benvenuti o bentornati su Zone d'Ombra. Credo che sarete d'accordo con me sul fatto che se siete qui significa che esattamente come me siete interessati ad argomenti che hanno a che fare con la sfera del paranormale oppure con la sfera dell'occulto o quella del mistero e che quindi spesso, proprio come me, avete sentito parlare di fantasmi, presenze o quant'altro. E ammettiamolo, nel 90% dei casi, quello che troviamo in giro sul grande tubo sono dei casi che trattano di storie inventate, oppure di entità che non hanno un nome, molte volte non hanno un volto e spesso non hanno neanche una storia. Ma io, per caso, mi sono imbattuta nell'entità di cui vi parlo oggi, un fantasma che ha un viso, ha un nome. Ha una data di nascita, ha una data di morte, ha una tomba da poter visitare e c'è ancora persino la casa in cui è vissuto. Ma soprattutto il suo ricordo è vivo più che mai nelle persone che l'hanno conosciuto e amato. Oggi vi parlo di una storia tragica, terrorizzante e commovente al tempo stesso. Oggi vi parlo del fantasma di Gina Cardamone. Cominciamo. Gina Cardamone, un nome che alla maggior parte di voi non dirà nulla, ma provate a pronunciarlo a Catanzaro e vedrete quante persone avranno tanto, tanto da raccontare su Gina. A Catanzaro c'è un bel cimitero, un luogo di pace ben pulito e ordinato. Una volta varcato il cancello principale, non si può fare a meno di notare sulla destra una statua di dimensioni realistiche, una statua in marmo bianco che raffigura una giovane e bella ragazza dai capelli lunghi con dei libri in mano che indossa un cappotto. È la statua di Gina Cardamone, la diciassettenne che con la sua prematura morte e con la sua presenza oltre la morte è entrata di diritto nella storia e nel cuore degli abitanti di Catanzaro. Gina è nata nel 1930, come recita la scritta posizionata sotto la statua e sotto la sua foto, da papà Fioramante Cardamone e dalla mamma Raffaela Loprete. Una ragazza normale, con una vita normale, e che a 17 anni era vicinissima a raggiungere il suo primo traguardo, ovvero era diplomanda in ragioneria. Ma Gina, purtroppo, quel traguardo non l'ha mai raggiunto, non ha fatto in tempo, perché nel 1947 una malattia incurabile l'ha strappata senza pietà alla sua giovane vita. E credo di non dover essere io a dirvi quanto dolore abbiano provato il suo papà e la sua mamma. La sparizione di Gina, la loro unica figlia che avevano tanto desiderato e che amavano più di loro stessi, li ha lasciati nel totale inconsolabile sconforto, un dolore che da quel giorno non li ha mai abbandonati. Infatti, se notate, il monumento dedicato a Gina è stato progettato fin dall'inizio in modo tale da poter accogliere ai suoi piedi altri due loculi, uno destinato al suo papà e uno alla sua mamma, divisi da un piccolo vialetto che rappresenta la strada che rimaneva ai genitori da percorrere su questo mondo prima di poter finalmente ricongiungersi alla loro bambina. Cosa che accadde nel 1982 a 82 anni per papà Fioramante e nel 2000 a 93 anni per mamma Raffaela. E prima di raggiungere Gina, i suoi genitori hanno fatto scrivere sulla tomba della ragazza queste toccanti parole: "Con te, o figlia diletta, si è spento l'orgoglio dei tuoi, sorretto dalla fede, vivificato dalla speranza, vivrà l'affetto per te finché i nostri cuori avranno un palpito e una lacrima le nostre pupille." Adesso la famiglia è riunita, riposano tutte e tre nella pace del cimitero di Catanzaro. Ma non sono stati dimenticati, né lo saranno mai, perché Gina è entrata definitivamente nella storia di Catanzaro, dove è conosciuta da tutti come l'autostoppista della pioggia. Il motivo?
Sono tanti, tantissimi i testimoni, e tra questi i genitori stessi di Gina prima della loro morte, che raccontano che nelle notti invernali, fredde e piovose, è successo molte volte che diversi automobilisti avvistassero una ragazza sul ciglio di una strada nei pressi del ponte di Siano. Una ragazza di bell'aspetto e ben vestita, ma senza cappotto. Spesso qualche automobilista, vedendo la giovane sotto la pioggia, bagnata e anche infreddolita, impietosito si è fermato per chiederle se volesse un passaggio fino a casa sua. I testimoni raccontano che la ragazza, una volta accettato il passaggio e salita in macchina, se le viene offerto dall'automobilista, accetta anche una giacca o un cappotto, oppure un giubbino o un impermeabile da indossare per scaldarsi durante il tragitto in auto fino a casa. Hanno anche raccontato che se le viene chiesto, la ragazza rivela senza problemi il suo nome e il suo cognome. E se la conversazione continua, rilascia anche qualche particolare sulla sua vita, sulla scuola che frequenta, sul diploma che ha a un passo dal prendere. Poi indica all'automobilista vicino a quale casa fermarsi per farla scendere, ovvero la casa della famiglia Cardamone. A quel punto la ragazza educatamente ringrazia, saluta ed esce dall'auto sotto la pioggia, chiedendo all'automobilista se può tenere il cappotto e chiedendogli anche di tornare il giorno successivo per ritirarlo. E così, all'indomani, in tanti hanno pensato di ripassare presso la casa davanti alla quale avevano lasciato la ragazza autostoppista. Hanno bussato alla porta e si sono trovati davanti uno dei genitori di Gina. Dopo aver spiegato di aver riaccompagnato la ragazza a casa la sera prima, dopo aver comunicato loro il nome che la fanciulla aveva detto e dopo aver fornito una sua breve descrizione, tutti si sono sentiti immancabilmente rispondere nello stesso identico modo. «Mi spiace, non è possibile. Mia figlia è morta molto tempo fa». Ovviamente in tanti sono rimasti increduli davanti a questa frase, convinti che ci fosse stato un errore. E puntualmente è stato detto loro che se volevano verificare, era sufficiente recarsi al cimitero di Catanzaro e appena entrati guardare a destra, dove è ben visibile la statua della ragazza e il suo mausoleo. Ovviamente in tanti scettici sono andati a verificare per curiosità, e sistematicamente, una volta giunti davanti alla statua, sono rimasti a bocca aperta e turbati guardando la foto sulla tomba e riconoscendo la ragazza a cui avevano dato il passaggio il giorno prima. E c'è di più. Ogni volta hanno ritrovato il cappotto o il giaccone o l'impermeabile che le avevano prestato, lì appoggiato sulla tomba o appeso alla statua di Gina. Questi episodi si sono verificati molte volte nel corso degli anni dopo la morte di Gina e ogni volta che qualcuno le dava un passaggio, il giorno dopo i genitori si sono visti arrivare questo qualcuno a casa che chiedeva della figlia. Una tortura, penserete, per un cuore già addolorato, ma in realtà la madre, sopravvissuta per molti anni sia a Gina che al proprio marito, ha sempre detto che secondo lei quello di Gina non era un modo per rinnovare nei suoi genitori il dolore della perdita, ma un espediente per far sì che ogni tanto qualcuno le parlasse di lei e per far capire che aspettava sia il padre che la madre al di là della soglia. Da un po' di anni nessuno ha più visto il fantasma di Gina e del resto perché dovrebbe vagare ancora su questa terra? Adesso è finalmente in pace insieme al suo papà e alla sua mamma che l'avevano amata così tanto. E mi piace immaginarla stretta nel caldo abbraccio dei suoi genitori. Alla prossima!